Visto che in molti avete lamentato la stessa cosa, va bene, la cambiamo sta skin della spada. Porca troia, ho aspettato fino ad oggi per poterla usare questa spada e a nessuno piace. O meglio, tutti pensano che la spada sia per il karma negativo, ma a me piace, che palle, va bene. Volete che utilizzi, come si chiama, l'amplificatore? Lo facciamo dorato, perché siamo esosi, perché ho comprato questi DLC e allora lo faccio. Tiè, l'abbiamo pagato questo DLC, facciamolo vedere almeno. La bestia sta arrivando e io sarò pronto, non importa quale prezzo. Allora, lì abbiamo una missione secondaria, esatto. Dov'è la missione primaria? Eccola qui. Situazione disperata, eh beh. La tizia che ci ha chiamati qui è stata rapita, il tizio che ci doveva aiutare a salvare il mondo è morto. Insomma, non è una bella situazione per Cole oggi. C'è da dire che poi New Mare ha, non lo so, quel qualcosa davvero molto di più rispetto al primo gioco. È meglio piazzata, è meglio pensata sotto tanti punti di vista. Già solo, per esempio, i cavi elettrici. Oh, aspetta. Scusatemi. Sta per esplodere. Non vi avevo visto. Perdonatemi. Ecco qua. Addio. Tu a terra. Prendiamo anche quest'altro frammento. Poi mi devo mettere anche a fare le missioni secondarie, perché così almeno upgradiamo prima il risucchio di energia, diciamo. Oh, arrivo, arrivo, arrivo. Ecco fatto. E chi ti spara? Io sono venuto a salvarvi. Certo che le fake news oggigiorno. C'è uno dei piccioni di Wolf, eccolo lì. Forse... dite che lo raggiungo con... no. Se usiamo questa qua calcolata... ah, di poco. Dai, l'ho preso. È una bugia tutto ciò. Dove sei? Non scappare. Fermo. Eccoti. Allora, siamo arrivati dove c'è la missione, però prima mi ascolto questo audio e soprattutto... ho messo le mani su una trascrizione telefonica di Echelon del giorno in cui Kessler ha fatto esplodere la raggiosfera. Ha richiesto un ecco qua. Specifico. Vuoi dire col McGrath? C'è dell'altro, forse... dai, stavo ascoltando! Ma che palle, ero interessato. Stava dicendo c'è dell'altro e poi... puff. Va bene, salviamo queste persone allora. Riusciremo ad arrivare al rango 2 molto presto, secondo me, dai. Che poi, diciamocela tutta, il bonus che abbiamo ricevuto a inizio della serie, ovvero passando il salvataggio dell'1 al 2, non è stato sto gran premio, non è che mi ha dato quanti punti. Allora, Zik, come va? Ma se tipo gli sparo, che succede? Comunque no, dai, è nostro amico. Situazione disperata. Ehi, Cole! Che vuoi, Zik? Su con la vita, bello. Abbiamo passato anche momenti peggiori. La spanghiamo sempre. Non saprei. Sono un po' a corto di opzioni. Che mi piaccia o no, la bestia è una mia responsabilità. E Wolf, l'unico che poteva aiutarmi a ucciderla, è morto. È morto. Certo. Andiamo. Che comunque Zik è un po' il caponcello della serie, però... carte senza i nuclei esplosivi. È uno di quelli... e come li troviamo? Non lo so, per ora. Ma me ne sto occupando. Con i tuoi contatti? Che ci fai col binocolo, Zik? Spii qualche fichetta sotto la doccia. Non questa volta. Non oggi. Forse ho trovato Quo. Una ragazza è sfuggita agli squadristi entrando nella palude. Forse si nasconde in una di quelle catapecchie abusive. D'accordo. Darò un'occhiata. Grazie, bello. Grazie, bello. Grazie, frate. Attento con quelle esplosioni, che c'è gente sotto. Allora, visto che probabilmente stiamo andando nella palude e ci saranno gli schifini, usiamo... questa qua di gravità, almeno li fermiamo. Li fermiamo quando serve. Zittisci i contestatori, ma guarda. Sono talmente superiore. Con McGrath!
che andatevene a fanculo da soli. Trema col McGrath, Dio ti punirà, wow. Chi l'ha inventato lo slogan? Il prete della parrocchia? Buongiorno, dove siete? Ti ho sentito, dai. È inutile che vi nascondete. Ehi là? Ehi Quo, sei dentro? Quo! Direi di no. Ci sono molte altre baracche qui, a questi piace alzare il gomito. Eccolo. Dove sei? Ok, questi sono quelli che probabilmente sputano. Se li colpiamo, esplodono. Dai. Ok, sembrerebbe che... il colpo gravitazionale non faccia effetto su di loro, Ma com'è morto? Scusami, l'ho visto inciampare. Va bene, allora niente, via. Rimettiamo quello normale. Trema col McGrath. Dio ti punirà, sì sì. Allora, cicci belli. Dai, salta fuori. Via. Kaboom. Ok, dov'è il tizio con il lanciarazzi? Dove sei? Eccolo qua. Granata! Ecco qua, altro tizio esploso. Sto per finire l'elettricità. Vieni qui. Ecco fatto. Allora, iniziamo a ingabbiare tutti quelli ancora vivi, che così sono punti extra per noi. Tanto qualcuno verrà a ritirarvi prima o poi, state tranquilli. Frammento dell'esplosione, non sia mai. Ecco fatto, grazie. Ulla. Chi l'ha visto? Ho sentito... ho sentito all'improvviso il violoncello. Ho detto, che succede? Che è? Ecco qua. Facciamola esplodere la torretta, che così niente più giocattolino per voi. Stronzi, aggiungo io. Ah, eccola qua la baracca. Sporco l'ordista. Sporco l'ordista, faccia di merda. Allora, tizio con minigun. Non era nei piani di oggi, ma... è morto? Direi di sì. Allora, aspetta che mi ciuccio un po' di energia. Probabilmente la macchina era qui proprio per fartela lanciare contro il tizio, però ormai... oh, vieni fuori! Sì. Belle ste baracche. A chi sono intestate? Allo Stato? Allora, aspetta. Dobbiamo andare qua in fondo. Ma scusami, ero qua già prima. Vabbè. Rifacciamoci il giro. Oh, buongiorno. Aia, che dolore. Ed ecco perché la katana is good. Alla fine stai affettando delle bestie schifose. Gli sta anche bene, aggiungo io. Certo, anche questo fa male, però. La katana fa stile. Dai, su. Ma vedi che inciampano questi, sono cretini. Sì, ma non riesco a colpirlo per qualche motivo. Dai, su, venite fuori. Aia, che dolore. Che è successo? Ho visto... perché il mio karma è aspetta. Mi sono distratto perché si era accesa la luce del karma negativo, del karma cattivo,
E quella del karma buono si era dimezzata per qualche motivo. Non ho capito neanche io cosa sia successo. Ecco fatto. Addio schifosi mutanti. Dunque, allora aspetta, sai cosa? Tu vieni con me, che tra poco ci facciamo un bel viaggetto. Dove sei? Eccolo lì. Me lo sono dimenticato che non dovevo schiacciare. Ho dimenticato che dovevo schiacciare un qualsiasi tasto che non fosse R2. Non dovevo lasciarlo, dovevo lanciarlo. La uso talmente poco sta abilità che veramente ogni volta me la scordo. Vai via, buzzone. Anzi, sai cosa? Aspetta un attimo, noi non avevamo... Non so perché mi ricordavo di avere qualcosa che bloccasse questi qua grossi, ma probabilmente mi sbagliavo. Forse avevo in mente questa, ma mi ha confuso. Ecco qua, a posto. Buongiorno. Bertrand ti vuole morto. Bertrand dovrebbe volere dei soldati che sanno mirare, lo dico io. Oh, ma guarda, una torretta. Molto simpatica, aggiungo io, tra l'altro, la torretta. Boom! Ovviamente. Ho tolto la sicura! Sì, bravo, bravo, togli la sicura. Kaboom! Ecco qua. Allora, vorrei far saltare in aria la torretta. Eccolo! È qui! Vabbè, almeno l'abbiamo disattivata. Peccato che ce ne sia un'altra. Ecco fatto. Via, 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 via. Rimaniamo nascosti. Il peggior nemico di Cole, stare in mezzo alla natura. Come lo capiamo? Allora, questo è andato. A questa torretta c'è ancora. Cretino. Aspetta che. Pensavo. Sta per esplodere. L'ho preso. Allora. Dai! Si era tolto dalla torretta. Ti ho visto, bugiardo. Ma che stronzo il gioco a volte, mamma mia. Granata in arrivo! Granata in arrivo. Faccio tua madre in arrivo. Cretino. È morto? No, è ancora vivo. Ma come ha fatto a sopravvivere alla granata? Ma scusami. No, capiamoci. Eccoci qua. Dai. Anche tua nonna. Stronzo. Allora, calmi tutti e via. Mi servirebbe un pelino di energia. Vieni qua. Bravo. E la madonna, quanta energia da una catapecchia. Morto? Dov'è? Eccolo qua. Ora sì, proprio contro il muro. Il peggiore dei cartoni animati. Qua, sei qui? Ovviamente no. No, l'acqua. Il secondo peggior nemico di Cole. Lavarsi. La madonna che nebbia. Che nebbione. No, non è qua. È un'altra tizia, un altro conduit. Il demone. Ehi, ehi, Cole McGrath. Sono una tua fan. Dove l'hai preso? È caduto a un idiota di quelli. Mi pareva carino. Perché? Lo vuoi? Sì, molto. Ah.
tutto tuo. Devi solo se riesci a prendermi. Qualche imbecille. Ah, già, sembri proprio una damigella indifesa. Non ho bisogno di aiuto. Voglio solo un po' di compagnia. Mi chiamo Nix. Call. Fammi strada. Ok. Allora. No, questo non ci riesco. Qui ci sono dei linciatori della milizia. Tu non ci riesci. Aspetta second son. Comunque. Non mi ricordo se. Sarei andata in giro con il demone. Non mi ricordo, dicevo, se collaborando con lei otteniamo questa abilità di movimento. Ma se fosse così, sarebbe davvero figo. Io, come ho detto, però non mi ricordo come si ottengono entrambi i potenziamenti. Sono tossica. Comunque, non mi ricordo come si ottengono entrambi i potenziamenti. O meglio, il gioco ti dice. Non male. Ma sul tetto è ancora meglio. Bisogna solo fare attenzione a salire. Va bene. Dicevo, io non mi ricordo. Ottimo, sì. Aspetta. Ecco qua. Dove sei? Ah, scusami. Ti piacerà, vedrai. Pure benzina oggi, eh. Vabbè, non disturbiamo il comizio, mi raccomando. Forza! Ecco qua. Proprio sul cadavere buttiamola. Mi stanno buttando la benzina addosso, aiuto. No. Che fai? Call. Ecco qua. Fagliela vedere. Ci penso io. Cazzo, sì. Ecco qua. Va bene tutto, ma noi siamo comunque in karma positivo a questo giro. Ecco fatto. Così fai vedere chi comanda. Questa è proprio totalmente fattissima. Addio. Qualcuno mi aiuti! Mi hanno circondato, aiuto! Ah, speravo di farlo volare via! Dove sei? Oh! Ecco fatto, scusami, sono senza energia. È un po' una situazione brutta in questo momento. Sì, 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 un secondo, Nix, che cazzo. Va bene tutto, ma. Oh, oh. Ecco fatto. Dove sei? Ecco qua. Dovremmo esserci liberati di tutti. Dovremmo essere a posto. Aspetta. Non sia mai che poi si dice che io sia cattivo. Ancora ce ne sono. Vabbè che è un comizio, però. Allora, ecco a te, ti aiuto. Bloop. Ma poi, scusami, chi l'ha piazzata qui tutta sta benzina e nessuno sta vedendo il casino che stiamo combinando? Cioè, capiamoci. Stiamo facendo saltare in aria la gente. Nel peggiore dei modi. E nessuno se n'è accorto fino ad ora. Aspetta. Ecco fatto. Dai, l'ultimo. Che così concludiamo sta missione. Vai. E ora dagli fuoco. Striscioni, amico, forza. Uno. Due. Tre. Quattro e cinque. Aspetta. Oh, calmo.
Ecco fatto. Come faccio a liberare sta gente? Ah no, sono i mostroidi. Non li vedo, aspetta. Ecco fatto, doppia combo. Oh sì, bello! Sei stato... Tu spacchi! Diavolo! Oh sì, tieni pure tesoruccio. Ci si vede prima o poi? Chiamami. Abbiamo qualcosina in comune. Eh già. Mi farò sentire. È incredibile. Civili uccisi due, addirittura. Sono stato così cattivo. Chi se lo aspettava? Ho ascoltato per caso la tua chiacchierata con quella pazza. Ti sembra il caso di andare in giro con un soggetto del genere? Le cose potrebbero sfuggirti di mano. Beh, ci ho mandato un nucleo esplosivo. Vediamoci prima che tu faccia saltare quell'arnese. Ti coprirò le spalle mentre te la dormi e poi ho una sorpresa per te. Ottimo! Sentiamo che sorpresa è.